E nelle pillole di salute di oggi parleremo di appendicite e peritonite, cercheremo di capire esattamente di cosa si tratta, cosa intendiamo quando parliamo di appendicite e peritonite, quali possono essere le complicanze dell'intervento, insomma, molto comune di rimozione dell'appendice, e anche la peritonite, che tipo di pericoli può far correre ai pazienti che incorrono in questa condizione. Di tutto questo parliamo con il dottor Claudio Camillo Cortelezzi, specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Buongiorno dottor Cortelezzi. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, dunque tutti noi abbiamo sentito parlare di appendicite, magari in tanti nostri conoscenti, magari alcuni anche dei nostri ascoltatori si sono sottoposti all'intervento di rimozione dell'appendice proprio a causa dell'appendicite. Andiamo però a definire questa condizione e poi anche la peritonite, perché mi corregga se sbaglio, sono comunque associate queste due condizioni. Prego. Sì, la peritonite può essere una complicanza di un'appendicite acuta. Partendo dal concetto che la patologia appendicolare, per cui l'appendicite acuta, è una materia di competenza chirurgica, perché di solito ha una risoluzione di tipo chirurgico, è chiaro che l'appendicite acuta è un'infiammazione acuta del moncone appendicolare. Il moncone appendicolare è un tratto, probabilmente un residuo di una vecchia parte dell'intestino che non c'è più, e è costituito prevalentemente da un tessuto di tipo linfatico, cioè per cui è lo stesso tipo di tessuto che esiste a livello delle tonsille. Sì. Per cui un tessuto, chiamiamolo, di difesa verso degli agenti esterni. Poi in quella zona che cosa debba difendere? Probabilmente nel passato difendeva altri tipi di organi, altri tipi di strutture diverse da quelle che abbiamo oggi, per cui è diciamo un residuo dell'evoluzione della specie, ecco. Certo, e quindi l'appendicite è l'infiammazione di questa appendice, che quindi mi dica oggi non ha più una reale funzione nella nostra vita, l'appendice. Ma ovviamente, essendo un organo asportabile senza nessuna conseguenza per l'organismo, vuol dire che non ha una funzione vitale. Sì. Poi quale sia la funzione vera e propria dell'appendice e del suo tessuto linfatico, in questo momento è difficile da stabilire. Potrebbe essere, anche se poi ci sono delle patologie che si associano più frequentemente all'appendicectomia, cioè all'asportazione dell'appendice, però questo è un dato statistico, non è un dato morfologico, non è un dato di fisiopatologia. Chiaro. Per cui oggi come oggi diciamo che l'appendice potrebbe essere un baluardo, diciamo così, verso la flora batterica dell'intestino patogeno, ma è una supposizione, non c'è niente di effettivamente scientifico, ecco, che possa valorare questa tesi. Certo. La peritonite, dottor Cortelezzi, quindi è una complicanza, una possibile complicanza dell'appendicite, ed esattamente in cosa consiste? Ma dunque, l'appendicite è un processo infiammatorio acuto dell'appendice, come dicevamo sì. prima, e in alcuni casi l'infiammazione può essere talmente tanto notevole da formare una complicanza che è la peritonite, cioè una complicanza che è l'interessamento del peritoneo. Il peritoneo è quel foglietto che riveste gli organi viscerali, la presenza di un ascesso appendicolare, piuttosto che di un'infiammazione importante, piuttosto che cose del genere, può dare questo risentimento peritoneale, che poi è quello che dà la sintomatologia vera e propria dell'appendice. Sì. Quando però il risentimento appendicolare si trasforma in un ascesso, perché ovviamente l'evoluzione di un processo infiammatorio acuto può essere un ascesso, allora si ha la cosiddetta peritonite purulenta, chiamiamola così, perché l'ascesso è formato da pus, e questa qui è una condizione clinica severa, cioè è una condizione che merita un trattamento che sicuramente prevede l'uso di un antibiotico, ma che prevede sicuramente anche il drenaggio chirurgico. Chiaro. Chirurgico o radiologico, insomma. Assolutamente. Va asportato a questo
materiale purulento, ecco. Assolutamente. E dottor Cortellezzi, ma esiste un motivo per cui l'appendice si infiamma? Io ricordo c'è insomma la credenza popolare, magari alcuni di noi quando erano alle scuole medie o alle elementari hanno avuto un compagno di scuola che ha dovuto sostenere l'intervento per l'asportazione dell'appendice proprio a seguito dell'appendicite, e la leggenda metropolitana sarebbe quella che basta che anche un piccolo granello di cibo vada nell'appendice per farla infiammare. È davvero così? È una bufala? E se è una bufala, ci sono dei motivi per cui l'appendice si infiamma? Ma un motivo vero e proprio per cui l'appendice si infiammi non esiste, o perlomeno non ci sono dati scientifici che dicano che l'appendice si infiamma per questo motivo. Poi queste leggende metropolitane sono fatte di fantasia e di Infatti. credenze popolari che non sempre hanno un substrato scientifico. Nel colon passeranno, che ne so, 1.000 granelli in un'ora, perché uno deve fermarsi lì e dare questo tipo di problema e gli altri 999 devono passare indenni? Certo. È una cosa che non è sostenibile. È fuori discussione che a volte l'ostio appendicolare, cioè il foro che comunica con il ceco, cioè con l'ultima parte del grosso intestino, del colon, a volte quando hai un'appendicite acuta trovi dentro del materiale fecale, del materiale, delle concrezioni o cose del genere, come delle specie di sassolini o cose del genere. Sì, però non sappiamo da quanto tempo queste cose sono qui e perché adesso si è sviluppato il processo infiammatorio acuto. Per cui potrebbero essere stati lì da 20 anni e improvvisamente si è creata un'acuzie. Probabilmente è un equilibrio tra il sistema immunitario e degli agenti esterni, che possono essere i batteri, possono essere altri componenti alimentari, ma di cui non c'è un'evidenza scientifica, cioè non abbiamo Assolutamente. individuato un batterio responsabile, ecco. Quindi possiamo archiviare quella come leggenda metropolitana, appunto. E Direi di sì. anche viste le complicanze, cioè il fatto che un'appendicite non curata possa anche trasformarsi in peritonite, ecco, da cosa ci si può accorgere dell'infiammazione dell'appendice, soprattutto dal dolore che proviamo nella zona interessata? Sì, diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi l'infiammazione acuta dell'appendice, per cui l'appendicite, è una condizione clinica che comporta un dolore elettivo nel quadrante addominale inferiore destro, che può essere più o meno associato a febbre, può essere associato a volte a un interessamento del muscolo della gamba, perché lo psoas è praticamente nella zona in cui si appoggia l'appendice e via discorrendo. Poi ci può essere un sentimento anche urinario perché lì vicino passa l'uretere. Poi però esistono anche delle condizioni, circa il 10% delle appendici, che sono cosiddette retrocecali, cioè sono delle appendici che al posto che essere anteriori rispetto al ceco, rispetto al grosso intestino, sono posteriori, cioè girano dietro. Allora in questi casi la sintomatologia diventa più subdola, perché dietro non c'è il peritoneo, per cui non c'è quella reazione di difesa dell'infiammazione del peritoneo che caratterizza di solito l'appendice. Allora sono delle condizioni, diciamo, un pochino meno acute dal punto di vista della sintomatologia, ma che poi sono quelle più subdole e possono complicarsi in modo peggiore, perché il paziente che ha pochi sintomi magari sottovaluta questo tipo di problema. E di Certo. solito in questi casi c'è un'irradiazione più verso la zona epigastrica, cioè sotto lo sterno, perché cioè, essendo posteriore, diciamo che il nervo che porta la sensibilità viscerale tende ad andare in quella direzione, per cui a Chiaro. volte falsamente
viene scambiata per un'ulcera, viene scambiata per una cosa del genere. Quindi in questo caso i sintomi sicuramente sono più subdoli. E dottor Cortellezzi, ma quindi c'è l'appendicite e il trattamento è un trattamento chirurgico, insomma, di asportazione dell'appendice, se non ho capito male. E nel caso in cui ci si dovesse sottoporre a questo intervento, esistono delle possibili complicanze a cui prestare attenzione? Sì, diciamo che il trattamento elettivo dell'appendicite è l'intervento chirurgico e l'intervento chirurgico è un intervento nella stragrande maggioranza dei casi in anestesia generale, per cui tendenzialmente il numero maggiore di complicanze si ha non tanto per l'intervento quanto per l'anestesia. Poi possono esserci delle complicanze anche a livello di intervento perché la perforazione oggi come oggi si tende a fare tutto in videolaparoscopia, per cui mettendo dei troccati all'interno dell'addome e lavorando con quegli interventi microinvasivi. Però il pneumoperitoneo, cioè l'immissione di aria all'interno del peritoneo per poter vedere, per cui l'inserzione dei troccati è in un numero molto basso di casi, però possono dare delle lesioni sugli organi interni, per cui la perforazione di un viscere o via discorrendo. Per cui questa qua è una serie di complicanze chirurgiche che sono comuni a tutti gli interventi di videolaparoscopia. Chiaro. Poi c'è quel problema anestesiologico che per quanto riguarda l'appendice vera e propria, tecnicamente è un intervento banale, chiamiamolo così, anche se poi di banale in medicina non c'è niente perché Chiaro. Tutte le cose possono complicarsi sul tavolo operatorio. Ad esempio, se noi abbiamo una raccolta sessuale, è fuori discussione che questa va drenata, va pulita, va bonificata bene, e più il lavoro è complesso, e più corriamo il rischio di creare qualche danno, qualche lesione negli organi vicinali. Come dicevo prima, di vicino passa l'uretere di destra, per cui che quel tubicino che porta diciamo l'urina dal rene alla vescica, per cui Assolutamente. una lesione dell'uretere è una cosa possibile, una complicanza possibile. Beh, d'altronde nessun intervento chirurgico è a rischio zero, lo sappiamo bene. Anche Assolutamente. l'appendicectomia, cioè l'asportazione dell'appendice, può avere le sue complicanze, pur essendo naturalmente, come sappiamo bene, un intervento che viene fatto, non dico spesso, però comunque abbastanza frequentemente. Ecco, dottor Cortellezzi, diciamo anche qualcosa sulla peritonite, qualche dettaglio, quanto può essere grave, come ci si può accorgere del fatto che l'appendicite si sta trasformando addirittura in peritonite e mi pare di capire che l'intervento debba essere tempestivo nel caso in cui si vada in peritonite. Assolutamente sì, perché come dicevamo prima, quando c'è una peritonite legata alla presenza di un ascesso appendicolare, questo è uno stato settico, per cui lo stato settico può essere localizzato soltanto a livello addominale, soltanto nella zona appendicolare, però può diffondersi perché se l'ascesso, erode un vaso e c'è un passaggio batterico di questo materiale purulento all'interno del sangue, si ha una setticemia vera e propria. La setticemia, per cui la sepsi, è una cosa che potenzialmente può essere fatale, cioè può andare incontro a un decesso. È fuori discussione che stiamo parlando 2018, epoca in cui con gli antibiotici, con tutto questo tipo di trattamento che abbiamo a disposizione, questi eventi sono sempre più rari. Ma se parliamo di questo tipo di cose 50 anni fa, la gente che moriva per un'appendicite complicata da una peritonite non era poca, Assolutamente, ma poi si aveva un ricordano tasso di anche. mortalità abbastanza elevato. Infatti, anche nel periodo della guerra anche c'erano molte persone che sono morte proprio anche di setticemia associata magari alla peritonite. Fortunatamente oggi, nel 2018, come diceva lei, siamo arrivati a uno stato delle cose fortunatamente molto più avanzato per quanto riguarda la cura delle persone, ma un tempo non era così raro morire anche di complicanze derivate da una semplicissima appendicite.
appendicite. Ultimo punto, ecco. Dottor Cortelezzi, è possibile in qualche modo dare qualche consiglio ai nostri ascoltatori? È chiaro, non credo che sia, glielo chiedo, ma non credo che sia una condizione prevenibile l'appendicite, però magari evitare di ignorare dei segnali d'allarme che arrivano dalla zona appunto del basso ventre a destra può essere importante? Sì, è sicuramente, diciamo, la scelta strategica migliore, perché la prevenzione per quanto riguarda l'appendice non esiste. Infatti. Non conoscendone le cause non possiamo prevenirla, per cui il concetto è quello di non sottovalutare determinati sintomi che possono essere dei campanelli d'allarme, per cui il fatto di avere un dolore in quella sede che abbiamo detto prima, il fatto che magari ci sia una difficoltà al cammino per l'interessamento della gamba, il fatto che magari compaia la febbricola, cioè tutti questi segni devono creare dei campanelli d'allarme per far sì che non venga sottovalutata la sintomatologia. Poi, a maggior ragione, questo deve essere tenuto in considerazione nel sesso femminile, specialmente nell'età fertile, specialmente nelle giovani donne, perché potrebbe esserci una patologia in quella zona correlata magari a un problema ovarico, correlata magari a un problema tubarico, tipo una gravidanza estruterina, per cui la diagnosi differenziale in questi casi non è mai così chiara, così lampante, così precisa. Sì. È fuori discussione che oggi come oggi, con i mezzi diagnostici che abbiamo a disposizione, sia per quanto riguarda l'ecografia, ma in caso l'ecografia non sia dirimente, anche un TAC può darci un orientamento verso quella che potrebbe essere la patologia. È chiaro che queste qui sono cose che vengono fatte a livello ospedaliero, per cui non possono essere fatte a domicilio, anche se i vecchi clinici e i miei maestri, ma anch'io che sono diciamo di una generazione precedente a quella attuale, la diagnosi di appendicite è una diagnosi di tipo clinico, sì. Cioè, la mano sul paziente e il segno di Blumberg, cioè quella difesa peritoneale di cui parlavamo prima, che comporta il fatto che quando viene rilasciata la mano dopo aver spinto il paziente sente un dolore acuto, diciamo che questo qua è un segno patognomonico dell'appendice. Poi oggi come oggi deve essere confermata, cioè, gli esami di laboratorio ci dicono che i bianchi, la PCR sono alti, l'ecografia ci dice che c'è una raccolta sotto il cieco di appendicolare, eventualmente l'attacco ci conforta sul fatto che ci sia un'infiammazione che è localizzata lì e non sia diffusa. Cioè, tutte queste cose qui fanno in modo che oggi la diagnosi sia sempre più fine, sia sempre più precisa. Però 20 anni fa si metteva la mano sulla pancia del paziente e si faceva una diagnosi di appendicite. Assolutamente, e quindi oggi fortunatamente ci sono dei mezzi, degli altri mezzi, ma ancora comunque la pratica della visita, della classica mano sul fianco destro rimane poi chiaramente corroborata dalle analisi di cui ci parlava. Dottor Cortelezzi, io la ringrazio molto per essere stato con noi questa mattina, come sempre è stato un piacere, le auguro una buona giornata e a risentirci presto, grazie mille. Buona giornata anche a lei Fabio e a tutti gli ascoltatori, arrivederci. Grazie ancora quindi al dottor Claudio Camillo Cortelezzi, specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Con lui abbiamo parlato di appendicite e peritonite. Tanti, come si diceva poco fa, avranno sentito parlare sicuramente di appendicite, che altro non è che l'infiammazione dell'appendice. La peritonite, ecco, può essere una complicanza dell'appendicite nel caso in cui non venisse trattata, molto molto seria, perché nei casi più gravi, diceva appunto il dottor Cortelezzi, addirittura si moriva di peritonite, potenzialmente si può morire di peritonite, ma era comune morire di peritonite 50, 60, 70 anni fa, quindi è una condizione ovviamente da tenere bene a mente e da tenere a bada. Ovviamente l'appendicite, i primi sintomi sono quelli del dolore in basso a destra, magari un dolore che può irradiarsi anche la gamba portando difficoltà anche al cammino, e il consiglio che si dà è non sottovalutare questi dolori, non sottovalutare anche magari la presenza di una febbriciattola che può arrivare in associazione all'appendicite, perché
potrebbero essere segno proprio di questa infiammazione, e è importante chiaramente trattarla sempre tempestivamente. Questi l'appendicite e la peritonite erano i nostri argomenti delle pillole di salute, che chiudiamo ora e andiamo avanti col nostro Buongiorno in Farmacia.